alla presentazione di Valori Metro Quadro Napoli e Provincia con Giuseppe Di Troia del gruppo Remax, per fare un po' il punto su questo momento attraversato, ecco, dall'immobiliare napoletana, prezzi stabili, compravendite un pochino in affanno per lo scenario macroeconomico e con una politica scellerata della Banca Centrale Europea che sta chiaramente danneggiando le famiglie e tutti quelli che vogliono accendere un mutuo. Ecco le ripercussioni su questo periodo di tutto questo scenario. Buongiorno, allora per quanto riguarda lo scenario attuale del mercato immobiliare, noi che abbiamo un'agenzia Immobiliare Unita al centro di Napoli, le difficoltà per le famiglie che stanno acquistando immobili di piccolo taglio lo stiamo avendo ovviamente con l'aumento dei mutui, ma soprattutto perché c'è una richiesta di acquisto abbastanza elevata al centro di Napoli. Quindi è vero che stanno calando un po' i numeri delle compravendite, su Napoli teniamo ancora dei numeri abbastanza positivi, proprio in virtù del fatto che la ricerca è continua di immobili per attività ricettive. Ecco, quindi diciamo questo fenomeno bed and breakfast che si era praticamente fermato con il Covid è ripartito, mi pare di capire. È ripartito alla grande. Io direi che forse non si è mai fermato, tranne i primi mesi proprio post pandemia, che la gente aveva paura di rimettere su questa attività perché non sapeva se tornava a nuove ondate di Covid, di lockdown, però è ripartito alla grande. Oggi si può dire che le ricerche di appartamenti piccoli e grandi al centro di Napoli ci portano tanti appuntamenti, tante richieste e soprattutto c'è sempre maggior necessità di acquisire immobili, soprattutto anche per chi cerca infitto sta avendo tante difficoltà perché ormai è tutto proiettato a svolgere un'attività ricettiva. Ecco, ma una piccola percentuale di napoletani che cercano casa a Napoli c'è ancora? Sì, fortunatamente sì, ovviamente si cercano i quartieri più belli di Napoli, vengono sempre richiesti da noi napoletani e da chi viene da fuori, da chi vuole fare investimento. È una Napoli in piena evoluzione, in pieno sviluppo. Ti vedevo prima con 3 copie della rivista, un giudizio su questo lavoro? Per noi ogni anno è un appuntamento fondamentale, ho 3 copie perché in ufficio siamo in tanti e quindi è giusto ogni tanto per le nostre valutazioni dare un'occhiata ai valori che abbiamo anche noi contribuito a far sì che siano quanto più vicini alla realtà possibile.